Ehi, la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandoned Ship. Nello scorso episodio siamo riusciti a arrivare a Devil Rock e a scoprire l'esistenza di questa polvere esplosiva di cui stiamo facendo rifornimento. Allora, ci va lasciato la scelta al finale se controllare le attività attorno alla nave oppure tornare a esplorare il porto. Io direi che controlliamo le attività sulla nave perché è una cosa molto pericolosa, quindi. You, your crew, and the ship heavy with Devil Rock are finally ready to depart. Balin is about to disembark, as you stop him to ask a final favor. We need somewhere to corner the Kraken if we want these things to hit. Head to Pullman's Cove, Balin replies, tapping his grizzled nose with a finger. Here, I'll mark it on your chart. It's a horseshoe bay with some deadly undercurrents. Many a whale and ship have run afoul of that little place. If you don't panic, you can ride as well back out. But at the right tide, not even a kraken would be able to escape. Thank Balin for all his help. He nods solemnly as you do so. I know this has something to do with the damned cult. You're clearly connected somehow, but I hardly think you're on the same side. That's your business. All I know is they're trouble, and they smell weird. Strike them and their little pet a blow, and make damn sure you come back and tell me how it went. Ok, quindi continuiamo un attimo e vediamo qui che cosa possiamo andare a esplorare. Allora, è importante andare a esplorare il più possibile perché c'è la Gilda degli Esploratori qui, per cui, porca miseria, potevamo approfittare di quello, vabbè, lo utilizzeremo in seguito quando avremo bisogno di ulteriori riparazioni. E siamo abbastanza senza soldi in questo momento, non ci farebbero male degli altri soldi per prendere magari un membro in più della ciurma, o comunque per essere un po' più tranquilli con la nostra situazione attuale. Oh, l'esplorazione ci porterà di sicuro addosso una nave del culto, se non peggio, perché dobbiamo andare a visitare tutto manualmente, non essendoci un faro in questa situazione. Però in genere pagano sempre un centinaio tipo per l'esplorazione di tutta la zona, quindi direi che ne vale proprio la pena di andare a vendere loro delle informazioni aggiornate sulla mappa di quest'area. Più che altro, ultimamente cioè, non mi sta convincendo tanto la trama, perché è tutto così lineare, vai là e fai quello, vai là e fai quello, vai là, torna e fai quello. Allora, siamo a 0 su 6, dobbiamo fare 6 eventi in quest'area per riuscire a sbloccare il cancello. E poi non c'è, dal punto di vista del gameplay, una motivazione per cui bisogna fare tot eventi per riuscire a sbloccare un cancello. Mi sembra molto strana questa imposizione che ha messo di dover fare degli avvenimenti per passare al livello successivo. Un po' così blindato, ecco, tra virgolette. No, c'è un uomo in mare. Un cultista e saranno un po' arrabbiati i nostri. Ci dà un po' di soldi comunque. I soldi ci servivano. Speriamo che la ciurma non patisca troppo questa non altissima felicità. Speriamo di trovare presto delle altre situazioni che possano migliorarcela. Comunque, come dicevo prima, di sicuro ci capiterà addosso una nave del culto perché stiamo finendo la barra. Siamo abbastanza pronti, se non altro, quindi. Oh, vediamo se riusciamo ad arrivare al porto, mi sa di no, eh. Però indirizziamoci verso il porto in modo da poter vendere le nostre informazioni. 122 non è male.
Non so se andare a prendere qualcuno in taverna per... Quanto ci costa? 145, resteremo praticamente senza soldi. Non lo so, non lo so. No, direi che però possiamo tenercelo così. Magari se c'è qualche upgrade buono. Però no, sono tutte robe che vanno a sostituire le altre. Upgrade, vediamo un po'. Water pumps, già ce l'abbiamo. Anti-ram, no. Automatic winch non è male. Ci sarebbe tornato utile in un paio di situazioni. No, questo direi no, perché se dobbiamo fare l'abbordaggio per prendere i blueprints non conviene. Perché non facciamo un section upgrades di con performance da qualche parte? Questo vendolo quanto ci dà? 10? Direi che ci può stare, dai, spendere 90 per un automatic winch. Facciamo così. Vada. Ci sta. Ok. Dai, torniamo in mare e andiamo a incontrare Bo. Ok. Degli Alifron. Ah, sì. Oddio, no, questo è un gran bel pasticcio, sono tantissimi. Allora, due qua. Due su questo. Allora, uno e uno, due, andate su di lui. Voi due andate su di lui. Voi due... Oh, c'è qualcuno di messo molto male in questo momento. Quel mio cannoniere là, quindi direi... No, c'è questo. Tu scappa e tu vai là. Questo ci sta morendo malissimo, quindi allora vai qua, vai qua. Tu se riesci scappa a curarti. Ok, io sono stato azzoppato, quindi adesso ho una disabilità. Che andiamo a curarci se possibile. No, qua. Ok, ah, eccolo, 75. Non si è messi molto bene. Una distanza. Ok, vabbè. Non dovremmo avere troppi problemi. È piccina, ci manca questo blueprint. Quindi direi allora, tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. No, ti ho detto di andare qua. E tu? Vai qua, tu vai qua. Ok,
E direi che salvo così in questa situazione. Oh, tu spara al sartiame, tu spara qui e tu spara di nuovo allo scafo. E ci avviciniamo in fretta, se possibile. Tu passa qua. Riparate. Vado a dire un 2. Un 2. E un 2. Tu cura lui. Ok. Posto, così non abbiamo preso troppo danno. Abbiamo sbloccato il blueprint e 38 monete non fanno male. Ma vediamo un attimo cosa c'è qua di altro che possiamo fare. Allora, là c'è una riparazione che non è male. Qua c'è un evento, boh, che dovremmo scoprire un po'. Qua ci sono delle navi non messe bene. Oh, io proverei ad andare lassù a vedere che cosa c'è. Ok, li abbiamo aiutati, sono loro amici, sono nostri amici, ci hanno dato dei soldi, ottimo. Vediamo qua l'altra nave che era messa male, dov'è qua? Ok. Stanno morendo di fame. Indaghiamo un attimo. Ok, c'era un agguato effettivamente. C'era un'altra nave nascosta pronta ad attaccarci. Partiamo avvantaggiati per il fatto di aver fatto attenzione. E non abbiamo bisogno del blueprint in questo caso. Allora, tu vai qua. E con il mortaio andiamo a fare un po' di danni. Andiamo al mortaio quanto gli. Gli fa un bel danno al mortaio effettivamente. Potremmo valutare di comprarne un altro da tenere qua in mezzo. Però mi pare che abbiamo uno slot in più ancora per il mortaio, se non ricordo male. Poi lui è il cannoniere quello forte, o no? No, lui è quello scarso, sì. Va bene. Si arrendono dandoci dei soldi, va benissimo. Tanto è che li abbiamo aggrediti, no, ce li abbiamo aggrediti noi perché ci hanno aggredito, quindi. Allora, 4 su 6, ma mi sono perso solo un attimo dov'è che dobbiamo andare. Perché ci hanno detto, voi andate. Ah, laggiù in fondo. Ok. Mentre invece qua c'è quella nave là, la possiamo acquistare delle provviste e là c'è un punto esclamativo. Direi che possiamo anche farle tutte queste situazioni qua. Tanto abbiamo anche picchiato il culto e un po' di soldi in più non fanno male.
No, beh, quello era per andare a rubare della roba. Non andiamo a rubare della roba perché non vogliamo della cattiva reputazione. Anche se si può eliminare, è vero, però non è interessante. You remember being told of the locals from Devil Rock telling you how they use a native strange metal that reacts explosively with water for fishing, and you're about to see it firsthand. Seagulls flying behind a small vessel catch your eye. Through your spyglass, you see the fishermen lobbing cloth, wrapped lumps into the sea. The packages splash into the water. A few breaths pass, and the water rises in a mass of foam and bubbles. The fishermen then trawl their nets, easily scooping up the catch. It is an interesting approach, but you wonder how many boats have been inadvertently sunk by their technique. Ok, non ci abbiamo proprio un fico secco di niente. Andiamo a ripararci la nave e poi ce ne andiamo. Perché mi sa che non c'è altro, noi infatti andiamo via prima che ci arrivi di nuovo il culto addosso. Comunque la campana non sarebbe stata male perché ci dà una mano. Cioè, ci sono poi tanti eventi per la campana. Ah, qua c'è un teschio, quindi non mi ispira molto. Andrei qua su più che altro. E vediamo cosa ci riserva il futuro. Allora, c'è un. A fearsome gale blows through this area, your masts creaking ominously. Particularly strong gusts can trigger a brace test with impact. Ok. At the apex of the gale it will damage your mast section. Ok, quindi è una zona mica tanto carina questa. Vediamo se c'è un faro. C'è un faro. Quindi andiamoci immediatamente. Non ci sono delle fazioni strane qua. Magari c'è un comporto, chissà. Allora là c'è per ripararsi. E non è male. Ok, cosa abbiamo trovato? Ora, sopra ci sono un sacco di provviste. Là c'è un punto esclamativo strano, colorato. Mai visto. Allora, prendiamo dei soldi. Prendiamo dei soldi. Andiamo a vedere la nave in distress qua. E poi andiamo all'evento. Ok, siamo andati per salvarli, ma una nave ci ha preso alle spalle e quindi dobbiamo combattere con quelli che ci hanno preso alle spalle. Ok, non sono messi benissimo, ci serve il Visual Blueprint. Sì, allora andiamo a picchiarli con violenza. Quindi io direi, tu cannoniere dalla buona esperienza, vai là e ci avviciniamo in fretta. Ok, per ora riescono a tenersi a distanza. Mareu, tenetevi. Ok, stiamo riuscendo ad avvicinarci. Appena passiamo ancora, dovremmo riuscire a colpirli. Mannaggia. Cavolo. Ci hanno rotto le navi con molta, cioè le cose con molta forza.
vele. Via. Di nuovo? Ah, questo qua. Questo qua. Questi su lui. Dove è il mio tizio? Vai a curarlo. Dove è il cannoniere che sta male? Qua. Yes, ok, è andata. Pochissimo danno e abbiamo preso anche il blueprint nuovo. Yes. E andiamo a vedere qua. Qual è cosa c'è per vedere questo. Niente, vogliono vendere del cibo. Ah, sono degli uccelli molto rari, ma che vendono come cibo nulla. Ce ne andiamo, direi che possiamo fermarci anche qua per questo episodio. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.